L'indice di performance che ha costruito Nomisma tende a fornire un'indicazione di sintesi dello stato di salute del mercato immobiliare italiano attraverso l'elaborazione di alcune informazioni che raccogliamo periodicamente sul mercato e che l'indice sintetizza, e sono precisamente la dinamicità delle compravendite, la dinamicità e l'intensità della domanda immobiliare, la convergenza tra il prezzo richiesto e il prezzo effettivo, i tempi di assorbimento sul mercato degli immobili e il numero delle compravendite. Quello che emerge dall'indice di performance è una situazione di ritorno in territorio positivo dell'indice nel segmento dell'abitazione per alcuni mercati, per un numero abbastanza significativo di mercati, non solo Milano ma anche altri, Bologna, Firenze e anche Roma. Quello che ci dice è che il mercato sta lentamente ma progressivamente migliorando e performando meglio rispetto al suo passato, grazie allora alle compravendite che sono continuate a crescere. Dopo il più 16% dello scorso anno, c'è stato un aumento quest'anno del 5,5% nel segmento abitativo, più contenuto nel segmento degli immobili di impresa, ma si tratta pur sempre di un aumento. Quindi questo fattore, assieme ad un ritorno della domanda immobiliare che sicuramente è stato molto più sostenuto nell'anno 2017 rispetto al 2016, questi due fattori hanno contribuito alla performance positiva dei mercati letta attraverso questo indice. Sul segmento degli immobili per l'impresa invece la situazione è ancora debole, perché ci sono dei fattori di debolezza strutturali che faticano a cambiare, a modificarsi, e sono soprattutto la domanda debole e una domanda ancora in attesa di capire come, se i prezzi risaliranno o meno, e questi fattori fanno sì che l'indice sia ancora negativo per tutti i mercati compreso quello di Milano. A Milano per esempio, in particolare nel segmento degli uffici, nell'ultimo semestre l'indice ha performato peggio. Questo perché? Perché da una parte c'è stata una riduzione dei tempi di assorbimento, ma dall'altra la domanda si era rifatta ulteriormente. E questo ha fatto sì che l'indice, invece di proseguire nella sua fase di risalita verso territorio positivo, invece ha invertito il trend e ha flesso. Roma invece, se sul versante degli uffici, sta dando invece una migliore performance con riferimento a quest'ultimo semestre dell'anno, nel senso che è cresciuta la domanda, sono cresciute anche le transazioni e i tempi di assorbimento si sono ridotti. Abbiamo parlato di prezzi. Per quanto riguarda i canoni, che sono l'altro valore che esprime il mercato immobiliare, c'è stata una variazione ancora negativa, analogamente a quello che è accaduto per i prezzi, però di minore intensità rispetto ai prezzi, e questo ha permesso che i rendimenti che da 2006-2007 si sono ridimensionati, compressi, sono ritornati, anche se molto leggermente, a crescere, offrendo degli aumenti in punti base attorno al 25-27% a seconda del segmento. Le locazioni stanno lentamente riprendendo, anche se c'è una domanda sottostante che continua ad essere debole, perché è quella domanda che è esclusa dal mercato della proprietà e che per non avendo alternative si rivolge al mercato della locazione. È una domanda quindi che ha una debolezza economica, che fa sì che poi i canoni corrisposti siano difficilmente sostenibili a volte, ma soprattutto la domanda preme sui canoni, appunto, che questi tendono leggermente a calare e progressivamente a calare in questi ultimi anni.